Mia madre è molto brava con me, mi sgrida soltanto. Lei vuole fare pace con me, vuole che io sia un bambino bravo. Io per il mio futuro sogno per lo svago la danza, però per lavoro io vorrei diventare giudice dei minori, perché mi sembra ingiusto che si debbano approfittare dei bambini. Prima non capivo cosa significava gioia, amore, invece ora sì. Qualcuno ha scritto che la meraviglia è la base dell'adorazione. Penso sia proprio vero. Anzi, secondo me, l'impietà più grande non è tanto la bestemmia o il sacrilegio, la profanazione di un tempio o la dissacrazione di un calice, ma la mancanza di stupore. Diciamocelo con franchezza. Oggi c'è crisi di estasi, è in calo il fattore sorpresa, non ci si esalta per nulla. C'è in giro un insopportabile ristagno di déjà vu, di cose già viste, di esperienze già fatte, di sensazioni sottoposte a ripetuti collaudi. Siamo appiattiti dagli standard, omologati dagli schemi, prigionieri della ripetizione modulare. Sarà colpa della cibernetica o di chissà quale altro accidente, ma è certo che la fantasia agonizza. Sopravvive per fortuna solo nei bambini. Tempo fa, dopo un temporale estivo, mentre in casa di amici con aria distratta contemplavo sulla terrazza l'arcobaleno che era apparso nel cielo, non ancora sgombro di nuvole, ho sentito un bambino di 5 anni che diceva al fratellino più piccolo, avvinghiato alla ringhiera accanto a me: "Senti Alessandro, ora sai che cosa faccio? Mi arrampico sull'arcobaleno, mi nascondo nelle nuvole, poi scendo con la pioggia e così faccio una sorpresa alla mamma." Splendido. Avrei pagato chissà quanto per attribuirmi i diritti di autore di quella frase, non tanto perché è degna della poesia di Neruda, quanto perché è vicina alla preghiera di un arcangelo. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. È l'attacco corale del Salmo ottavo, nel quale si densifica il rapimento estatico di chi contempla la gloria di Dio che si squaderna, come direbbe Dante, per tutto l'universo. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Se avessimo appunto gli occhi dei bambini, dovremmo essere capaci di leggere questa scritta su tutta la curva del cielo, da oriente a occidente, con i caratteri incisi dai fulmini nei giorni di tempesta, con bianchissimi cirri nei terzi meriggi d'estate, con nubi di fuoco nelle notti di primavera. Il paradiso è pieno di alberi fioriti, l'erba splendente. Gesù è una persona tipo l'angelo. E ti fa ancora più sentire dal profondo del cuore le persone che tu a chi vuoi più bene. Non voglio provocarvi a esuberi sentimentali, ma non intendo neppure esimermi dal dovere di esortare tutti a fare più affido alle emozioni, incoraggiando, se non proprio dilatando, in voi e nei vostri ragazzi l'attitudine allo stupore. Non disdegnate, come se fosse un cedimento alla serietà organica della vostra missione di enunciatori della parola, il tentativo di indicare nella bellezza la strada privilegiata attraverso cui il Signore rivela il suo nome. Il mare in tempesta o il firmamento nelle notti d'agosto, il colore dei fiori che spuntano sui crepacci o l'incantesimo delle vette innevate, lo struggimento musicale degli alberi che si torcono nella bufera o lo splendore degli occhi di una donna non hanno smesso di proclamare su tutta la terra la grandezza del nome di Dio. Senza stupore è difficile l'adorazione, senza rapimenti estatici è impossibile la preghiera. Al massimo con Dio ci potrà essere rapporto mercantile, basato sulle contrattazioni della domanda e dell'offerta, ma non abbandono fiduciale e tantomeno ebbrezza di amore. Imparare a giubilare. Mi pare che sia Sant'Agostino a darci la spiegazione etimologica e spirituale del giubilo. È una parola chiaramente onomatopeica e sta ad indicare quel profondo gaudio interiore che, non potendosi esprimere con le parole, si traduce con un canto liberatorio senza logica e senza apparenti contenuti.
la 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 la. Giubilo, canto senza parole, o meglio, parole che cedono sotto l'urto dei sentimenti e non riuscendo a contenerli si sfaldano, prorompendo in colate di felicità e mutandosi in canto. La 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 la. Insegnare a giubilare. I ragazzi sono più bravi degli adulti in questo così innocente esercizio, perché sono più congeniali all'intuizione che scavalca il raziocinio, al rapimento che supplisce l'analisi concettuale, al canto senza parole. O forse perché sono più vicini a quella stagione della vita in cui, sia pure per un non nulla, sovrabbonda un'altra operazione che, come il giubilo, si compie anch'essa senza parole: il pianto. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. La 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 la, la 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 la. Mio padre mi dice che potrei fare il manager, non so di che cosa, però mio padre dice così, e se mio padre dice così io spero di realizzarlo. Di retorica ne facciamo tanta. Quante volte nei nostri discorsi sui bambini non siamo andati pure noi alla ricerca delle frasi a effetto sicuro, a fin di bene, è chiaro, per stupire la gente e per commuoverla. Come si fa del resto a non tirar fuori Giovenale con la sua massima reverenza che si deve al fanciullo? E a chi lo lasciamo il Talmud, il quale afferma che il mondo si mantiene per il fiato dei bambini? E se si vuol davvero far presa sull'uditorio, come si fa a non citare il verso di Tagore? Ogni bimbo che viene al mondo porta il lieto annunzio che Dio ancora non si è stancato degli uomini. E non vi sembra splendido concludere un bel discorso scomodando Ibsen, il quale assicura che darebbe tutte le sue poesie in cambio della preghiera di un bambino? Scommetto che ogni catechista ha un suo repertorio segreto. Che il Talmud sia una raccolta giudaica di commenti biblici non gli importa granché. Che Tagore sia un poeta indiano e Ibsen un drammaturgo norvegese lo lascia indifferente. Di Giovenale forse sa solo che fu un antico poeta romano, visto che la sua frase «maxima debetur puero reverentia» la citano in lingua anche coloro che non masticano il latino. Ma intanto la sua figura il catechista la fa, e con questi florilegi eleganti si prepara antipasto, contorno e dessert, insieme al piatto forte costituito dalle parole del Signore: «Lasciate che i bambini vengano a me». Non mi va comunque di sorridere sulla ingenuità di questo procedimento, non solo perché dovrei cominciare a sorridere di me stesso, che a questi espedienti letterari sono ad uso, ma anche perché, messo tra parentesi quel piccolo tasso di amor proprio che si sprigiona quando ci si esibisce con i panni altrui, mi sembra che, tutto sommato, in questo approccio traspaia un profondo rispetto per il mistero del bambino. Desidero solo sottolineare che occorre evitare la tentazione di portarla per le lunghe, ricorrendo ai prodotti sia pure di lusso confezionati dagli altri. Non si può perdere tempo con le frasi fatte quando ogni discorso sui bambini diventa già eccezionale se si dice subito che ad essi bisogna accostarsi con fede. Con fede, non solo con rispetto. Perché dire con rispetto significa riconoscere che il bambino è fragile. Dire con fede significa riconoscere che il bambino è pieno di Dio. Capite che si invertono le prospettive. Avvicinarsi a lui con timore e tremore, preoccupati solo di non frantumare la delicatezza o di non appannare la trasparenza di lui, significa rimanere ancora ai margini di un umanesimo estetico, che è sempre una cosa splendida. In questo caso, però, il massimo del rispetto verso il bambino consisterà nel non usargli violenza con l'introdurre nel suo vergine mondo le schegge erranti della nostra cattiveria di adulti. Ma avvicinarsi a lui con timore e tremore, consapevoli che la grazia del battesimo ne ha fatto una creatura nuova, significa adoperarsi per portare a maturo sviluppo l'incredibile realtà che lo Spirito Santo ha già messo dentro di lui. Noi non gli regaliamo niente,
In questo caso il minimo della fede consiste nel lasciarsi evangelizzare dai bambini. Sicché, mentre tocchiamo con mano questo terreno di santità per portarlo a maturazione, un ciottolo, dico un ciottolo in mezzo a tante ricchezze, ce lo possiamo sempre portare a casa senza ombra di furto, sia pure come souvenir della nostra innocenza perduta o come profezia del nostro destino futuro. Lasciarsi evangelizzare dai bambini, con la stessa fiducia con cui nell'America Latina i vescovi dicono che bisogna lasciarsi evangelizzare dai poveri. C'è nel Salmo 8 un versetto che ci fa intuire tutta la fiducia che Dio ripone nella bocca dei bambini, nella loro bocca, che parla riducendo al silenzio l'arroganza dei riottosi. Con la bocca dei bambini e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. È una scelta paradossale del Signore che davanti ai tribunali della storia vuol farsi difendere dai bambini più che dagli avvocati di grido? O è un'indicazione di metodo perché gli adulti, in vena di sacre chiacchiere, si mettano in ascolto dei messaggi fioriti sulla bocca dei lattanti e ne riscoprano l'attitudine evangelizzatrice? Lasciarsi evangelizzare dai bambini. Beati voi, catechisti, che stando a contatto con loro potete farlo più di me. È per questo che vi invidio. Accanto a loro, ultimi arrivati, si percepisce meglio il senso ultimo delle cose, oltre che il mistero di Dio, naturalmente. Perché forse non lo sapete, ma è il fiato dei bambini che sostiene il mondo. È una frase del Talmud. Ah, vi vedo sorridere. Già, accidenti alla retorica. Ma stavolta non potevo farne a meno. Nel mondo ci dovrebbe essere la pace e la guerra non serve a niente per me. Il paradiso è pieno di alberi fioriti, l'erba splendente. Se tutti non fossimo così attaccati ai soldi, così attaccati al volere, se pensiamo che noi potremmo essere poveri come i bambini dell'Africa. Gesù è una persona tipo l'angelo, soltanto che ancora più forte non ti fa, per esempio, cadere dalla sedia e ti fa ancora più sentire dal profondo del cuore le persone che tu a chi vuoi più bene e che devi essere anche buono per andare in paradiso. Il futuro per i bambini, io spero che sia felice, perché ogni persona ha diritto di avere un futuro felice. Io li voglio un sacco di bene, infinito, più infinito delle galassie.